arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani, fedelissimi abbonati, l'ondata di Om bella spontanea in chat. Beh, esordisce così la nuova sigla, un parto. Grazie, Dissidio, suppongo di riconoscerne ormai la mano. Mi dicono di sì in diretta, perdonate i 2 minuti di ritardo, colpa mia, ma questa sera abbiamo un bel parterre d'eccezione, quindi vai demo in regia al nostro Mesbet e abbiamo in ordine orario. Bentornata Valentina Ferranti. Ciao Gianluca, ciao Gianmarco, ciao Davide, ciao a tutti. Proseguiamo con il nostro Davide Ramuno, bentornato. Ciao, ciao, grazie Gianluca, grazie dell'invito. E poi abbiamo il sempre più discusso salotto con annesso divano, con annessi i cuscini più famosi del web, Gianmarco Landi, come stai? Bene, grazie, un saluto a Valentina, a Davide e in regia al giovane Mesbet, quindi... E ovviamente a tutti i tuoi tanti spettatori, perché sono tanti. Sono tanti, ma sono di tutti, anzi fatemi fare il bentornato, fedelissimi veterani abbonati, addirittura 2 nuovi abbonati questa sera, quindi grazie di cuore per questo abbonamento che è inclusivo, ma nel vero senso della parola, poiché chi si abbona lo fa a beneficio di chi non può farlo e tutti vedono le stesse cose alla grande. Detto ciò, cominciamo quest'oggi, in questo 28 marzo, perché ci segue in diretta, con le domande che arriveranno al nostro pubblico da casa e le tematiche che più vi hanno colpito di questa settimana. Questa volta parto in ordine anti-orario e chiedo: Gianmarco, cosa sta accadendo in Italia, nel mondo? Cosa ti ha colpito? Vabbè, a me ha colpito moltissimo una dichiarazione, uno speech, per dirla con un termine anglofono, del presidente del Kenya, che in pratica ha buttato giù i dollari. È una dichiarazione che, se non fossimo nel periodo assurdo che stiamo vivendo, io direi che solo un folle può dire: se avete i dollari, vendeteli, dateli via, perché tra un poco tutto questo mercato del denaro verrà cambierà totalmente. Ovviamente questa è una cosa che io lo posso dire, perché sono comunque un pinco pallino, un dottore, come ce ne sono tanti in economia, un analista finanziario, ma non è che quello che dico io è in un consesso internazionale, può riecheggiare nel consesso internazionale. Quello che invece dice il presidente della più popolosa nazione africana, beh, è pesante, ci fa anche capire che in Africa non stavano aspettando altro che liberarsi da questa moneta. E infatti nello stesso speech il presidente del Kenya, della Nigeria, volevo dire, ho sbagliato, nello stesso speech il presidente della Nigeria ha detto che la sua nazione sta transando petrolio con la moneta nazionale. Questa è chiaramente una dichiarazione sconvolgente, poiché la Nigeria è una nazione saldamente sotto il dominio anglo-americano. Noi sappiamo che in Nigeria si parla inglese, noi sappiamo che in pratica tutto quella zona dell'Africa era una colonia britannica, quindi il fatto che in un momento cruciale come questo parta un siluro così forte dal presidente della Nigeria, che dica quei dollari sono da andare via perché tra 2 settimane cambia il mercato, bisogna transare, noi transiamo con la nostra moneta, non più col dollaro, vuol dire che il BRICS, la piattaforma CIPS e tutto quello che era sottointeso e che avevo raccontato anche 1 anno e mezzo fa con un articolo su Imola Oggi, raccontando come sarebbe stata messa in piedi
la questione del QFS, beh, non è più una palla di neve che sta rotolando, ma è una valanga che travolgerà tutto il vecchio mondo. Questo è quello che più a me ha colpito, una dichiarazione di un africano che ci dice chi effettivamente sta governando questi passaggi del mondo. Vorrei commentare anche il prossimo ingresso dell'Algeria nel BRICS. Ah, ok, ma vedevo un Davide Ramunno direttamente da Avatar, adesso sei tornato, eri particolarmente blu. Però adesso magari commenteremo anche questo annuncio dell'Algeria, e io ricordo anche una visita, più visite trionfanti da Draghi per finire con la Meloni, tutti trionfanti tornare dall'Algeria, chissà se qualcuno sottolineerà la grande presa per i fondelli, per qualunque elemento del governo italiano che è andato a fare, a questo punto possiamo dirlo, una colossale figura di merda, perché l'Algeria entrerà nel BRICS. Davide, che argomento ti ha colpito di questi ultimi giorni? Ne sono parecchi, però visto che hai parlato di Algeria, a me piace fare i viaggi nel passato. Mi ha fatto pensare al buon Charles de Gaulle, quindi all'epoca in Francia c'era de Gaulle, adesso invece abbiamo Macron, e che venne chiamato proprio per risolvere il problema dell'Algeria. Il buon generale ritornò dall'esilio, poi assunse poteri semi-dittatoriali, tra virgolette. Ecco, diciamo che Macron sta facendo finta di essere il de Gaulle, però sta facendo finta che, ecco, però non lo è. E alla fine De Gaulle, consideriamo che De Gaulle mandò una nave negli Stati Uniti, giusto per, cioè De Gaulle non riconobbe lo Stato di Israele, mandò una nave negli Stati Uniti a prendersi l'oro che aveva la Francia, e se lo riportò indietro perché aveva capito che la moneta, che il dollaro non era assolutamente legato a un valore reale come l'oro. Tanto è vero che poi dopo avrebbe innescato un bel crack, perché tanti altri paesi poi cominciarono a riportarsi l'oro a casa, e gli Stati Uniti d'America poi furono costretti a legare quindi una moneta quale il dollaro al petrolio attraverso un accordo con questa famiglia in Arabia Saudita, eccetera, no? Quindi parliamo quindi di più di 60 anni fa, questo era lo scenario. Ecco, adesso sta avvenendo un effetto domino proprio al contrario, cioè dove abbiamo veramente questa polvere che è stata messa sotto il tappeto, chiamiamola polvere, sta uscendo tutta e inevitabilmente porterà al crollo del dollaro, anche perché nel momento in cui non viene utilizzato più necessariamente come moneta, come valuta per comprare per esempio il petrolio, chiaramente è un problema. No, è un vero problema. E quindi, insomma, loro speravano di fregare la Russia isolandola, e invece si è rivelata appunto la Russia tutt'altro che isolata, si è appoggiato alla Cina, si è appoggiato ad altri paesi, ad altre economie, e quindi è una bella partita a scacchi, ecco. Però noi adesso vediamo veramente non lo so, io veramente vedo semplicemente degli imperialisti, se noi pensiamo all'Europa. Anche qualche settimana fa, forse cos'era, un paio di settimane fa, che Macron è andato in Francia e in Africa ha preso degli schiaffi, cioè da alcuni rappresentanti, no? Di paesi che tra l'altro sono ricchissimi di materie prime, e che gli hanno detto a Macron di smetterla di fare questo paternalismo patetico, e di considerare invece i paesi africani come dei loro partner e non come dei sudditi, no? Ecco, direi che veramente sembra proprio che l'Occidente abbia esaurito completamente la sua linfa vitale. Loro vogliono continuare a fare il gioco del colonialista, solo che forse veramente è stato la Russia ha innescato un effetto domino, e quindi noi abbiamo attualmente dei leader, cioè abbiamo Macron che crede di essere De Gaulle ma non lo è, e abbiamo la Meloni che crede di essere Mussolini ma non lo è, nel senso, ognuno crede di essere qualcuno che nel bene o nel male è stato un leader, quantomeno noi abbiamo delle ombre, dei simulacri dei leader del Novecento, no?
dove tutti scimmiottano fondamentalmente, ogni paese, no? Scimmiotta quei leader del loro retaggio, però è la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia. Mi sembra questo il... Cioè, se andiamo avanti così, poi chiudo. Valentina, che ha scritto il libro Prima Roma, no? La nascita del mito. Ecco, mi sa che scriverà l'ultima Roma, la fine del mito. Se andiamo... Almeno per quel che riguarda noi italiani, per quello... Valentina, così arrivo a te. Cosa ti ha colpito? Sì, tante cose, però mi riallaccio un attimo a quello che diceva Davide, no? L'Occidente naviga nel fango ormai, quindi siamo proprio immersi nelle rovine di questo mondo postmoderno. Una delle cose che però più mi ha interessato tantissime, perché poi ci sono state tantissime notizie queste ultime settimane e quest'ultima settimana, ma il fatto che l'Europa sembra stia alzando un po' la testolina, cioè tante manifestazioni, si parte sempre dalla Francia, no? Che ha un po' nel DNA la rivoluzione, e quindi proteste su proteste che sono delle vere e proprie guerriglie urbane che non il sistema mass mediatico ovviamente non fa vedere e non informa. Ma c'è stata anche una grandissima manifestazione in Germania, uno dei più grandi scioperi dei trasporti pubblici contro il carovita. C'è stata anche una gran manifestazione a Londra per avere informazioni sui danni da cacchini. Dico cacchini così siamo al riparo da possibili censure e rappresaglie. C'è stata anche una manifestazione a Varsavia, interessante anche perché contro la UE, contro la UE che va... insomma va contro le emissioni metano, quindi a sfavore dell'industria del carbonio che è molto forte in Polonia, e c'è un'immagine interessantissima proprio a Varsavia di una tomba con la Gretina numero uno e la Ursula, l'altra numero uno dell'Unione Europea, e quindi questa tomba con le immagini di queste due signore oscure dell'ordine mondiale. E quindi sembra che l'Italia stia, l'Europa stia un po' muovendo qualcosa. Anche in Italia c'è stata la manifestazione a Milano, importante, e quindi questo ci dà, diciamo, un piccolo segnale di, anche se poi una cosa importante che tengo a ricordare è che la Francia non è iniziato adesso a protestare, ma non ci dobbiamo mai scordare che nel 2018 ci sono stati i Gilets Jaunes, che sono quasi stati dimenticati da tutti. E è stato un movimento importantissimo dal mio punto di vista, nato nel 2018, e veramente dirompente e prorompente, e li hanno veramente massacrati, hanno accecato le persone, hanno menomato le persone, hanno messo a tacere un movimento, e il mainstream l'ha criminalizzato da tutti i punti di vista. Però ecco, la Francia già lì aveva in qualche modo mosso la coda la testa dell'Europa. E quindi ecco, quello che mi ha colpito sono queste manifestazioni che si stanno facendo sempre più movimentate e vive. Brava Valentina, aggiungo anche ad una grande manifestazione che sembra aver già portato un risultato, che è quella in Israele, poiché fiumi e fiumi di persone sono scese a protestare contro l'ala più estrema di Netanyahu, dell'ultranazionalismo, e devo dire che, insomma, già in serata c'era un colloquio fissato subito dopo questi scontri da quasi rivoluzione civile tra la maggioranza e l'opposizione, quindi devo dire che quegli scontri hanno sortito l'effetto desiderato. Adesso staremo a vedere in Unione Europea che cosa accade. Gianmarco, torno da te. Allora, Gianluca, un'altra notizia che vorrei dare di oggi, e secondo me lì bisognerebbe aprire veramente un bel dibattito, e magari in chiusura di trasmissione dirò qualcosa in maniera borderline, qualcosa che si può dire e non si può dire. Allora, una notizia appunto che vorrei dare è l'accusa di un banchiere che adesso è nei guai, si chiama Bankman-Fried, vuol dire, in realtà è un cognome, ma tradotto vuol dire uomo banca fritto, e proprio alle volte l'attualità, la storia è veramente, si fa beffa di
degli uomini potenti. Sto parlando del CEO di FTX, il secondo finanziatore del Partito Democratico Americano. Come sapete, il primo finanziatore fisico del Partito Americano è George Soros. Il secondo era un grosso banchiere collegato a una terza banca che è fallita e di cui non si parla, la Silver Bank, perché noi sappiamo che si parla della Silicon Valley Bank, si parla della Signature Bank di New York, la Silicon Valley Bank è invece californiana, ma c'è giusto appunto la banca di riferimento di un mondo di criptovalute a cui faceva parte, faceva capo il fondo FTX, che è coinvolto in clamorosi scandali di riciclaggio di denaro e di finanziamento di Biolab in Ucraina. Ed è la notizia di oggi è che questo soggetto, questo Bankman-Fried, è stato accusato di aver fatto della corruzione in Cina, perché dove aveva delle sostanze, aveva alcune decine e decine di milioni di dollari. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che l'elite dominante, l'elite che ha sponsorizzato il Great Reset e successivamente, avendo avuto assenza di forza, di narrativa per supportare la seconda fase del Great Reset in maniera consona, si è buttata sulla guerra, ed l'FTX, questo fondo di Bankman-Fried, di Sam Bankman-Fried, questo banchiere americano, aveva addirittura finanziato l'Ucraina, in realtà sia unendo l'utile al dilettevole, chiaramente sono ironico, perché riciclava denaro e faceva arrivare soldi all'Ucraina, al regime nazista di Zelensky. E quindi perché è significativa questa ulteriore notizia di oggi? Perché vuol dire che anche la Cina si sta rivoltando sempre più contro, non solo perché ha fatto capire già da un paio di settimane fa di avere un asse politico molto stretto con Putin, perché ovviamente quando si fa un attacco al sistema finanziario che ha imperversato da Bretton Woods in poi, avendo un abbrivio fortemente centralista e prevaricante dal 71 in poi, con lo scollamento del dollaro dall'oro, beh, è evidente che la Cina, nel momento in cui fa trapelare delle notizie che mettono ancora di più nei guai il secondo finanziatore del partito, il cui capo nominale sarebbe Joe Biden, quello che io chiamo Mr. Magoo, beh, è evidente che l'elite, le marionette dell'elite finanziaria che ha governato il mondo, soprattutto negli ultimi 30 anni, è accerchiata da una vera e propria rivolta non solo di milioni e milioni di cittadini che hanno beneficiato dell'esposizione di questi ultimi mesi e chiaramente non ce la stanno più, non ci stanno più a stare sotto, a accettare le narrazioni false dei giornalisti o degli altri imbonitori politici che aveva citato Davide prima, riferendosi ad esempio alla Meloni, che con tutto rispetto è una brava donna, però ha perso ogni credibilità in pochi mesi di governo. Era prevedibile che accadesse ciò, francamente non mi aspettavo in questa dimensione così eclatante. E quindi questa ulteriore notizia che è arrivata oggi pomeriggio dall'America ci dimostra il fallimento concettuale del grande reset, perché non dimentichiamoci che George Soros, in una memorabile intervista al Financial Times una decina d'anni fa, spiegò che ci sarebbe stato un declino controllato del dollaro, a favore dello yuan, in una logica che comunque sarebbe rimasta con una moneta fiat, cioè senza collegamenti ad asset fisici, e unipolare, cioè utilizzando la moneta dello Stato più forte, di quello battezzato in tal senso da questa elite, come moneta di riserva. E allora il fatto che il secondo finanziatore di Joe Biden, del partito di Joe Biden,
si trovi aggravata la sua posizione della giustizia in America, perché dalla Cina sono arrivate queste notizie, cioè questi documenti che dimostrano come lui abbia cercato di corrompere funzionari cinesi del Partito Comunista Cinese per prendersi dei soldi che lui aveva evidentemente messo in Cina per motivazioni che solo lui sa, ci fa capire quindi la situazione assolutamente straordinaria a cui stiamo assistendo, perché qui non ci sarà, e concludo, nessun declino controllato del dollaro. Il dollaro fiat andrà giù ed è secondo me questione di settimane, non è questione neanche di mesi più. Davide, a te, e fra l'altro mi piace l'immagine di Mr. Magoo, e per chi è venuto a Modena è rimasto impresso anche il nero di WhatsApp che è dietro l'angolo. Quindi questo Noi dopo lo raccontiamo, perché io non l'ho raccontato, però non si riesce a raccontare. A fine, teniamolo per il finale, così i ragazzi del meme del sabato sono più liberi. Ecco. Allora, Davide, veniamo a te. Beh, allora a me piace fare sempre dei parallelismi col passato, ma perché nell'incertezza del presente, no, una cosa certa è il passato, anche perché poi dopo la storia veramente ha il brutto vizio di ripetersi, a mio modo di vedere, perché essendo noi neuroni di una medesima coscienza facciamo tutti lo stesso sogno di generazione in generazione, arricchendolo più o meno come una sceneggiatura che è la stessa, no? E viene sviluppata però da soggetti diversi. Il film che ci si pone davanti oggi è la stessa sceneggiatura del Novecento, ma la medesima. L'unica differenza è l'estetica, che chiaramente è cambiata, e una sorta di, non lo so, visto che vanno un casino i germi, i parassiti, no? Una sorta di mitosi spirituale, per così dire, nel senso che noi nel Novecento abbiamo avuto bisogno di un duce, e noi oggi ci siamo trovati due simulacri del duce, il leader della Lega e poi di Fratelli d'Italia, che hanno portato avanti lo stesso disegno per due guerre mondiali, noi ridisegnato ovviamente per il pubblico di queste generazioni. E tra l'altro l'unica persona che ha detto questo, ha fatto un ragionamento quantomeno simile, è proprio Enzo Pennetta, che è un mesetto fa spiegò di come la Meloni, nel tentativo di non emulare il duce, sta rifacendo gli stessi, cioè di prendere le distanze, no, dal fascismo, perché è sempre stata additata lei e il sovranismo di cui in teoria si dovrebbe fare interprete, tanto lei quanto Salvini, sta facendo praticamente gli stessi errori, anzi ha fatto. Quindi siamo passati dall'ora delle decisioni inequivocabili, no, di Benito Mussolini, che certamente non desiderava la guerra, perché neanche la Meloni credo proprio che vorrebbe aver fatto ciò che ha fatto, però ovviamente è costretta dall'agenda o dal Vangelo Draghi, che a sua volta è dettato dai sacerdoti della bassa finanza più che dell'alta finanza, della sfera anglo-americana, e alla fine siamo di nuovo nel Novecento, no? Cioè siamo di nuovo quindi in una guerra di cui non ci interessa nulla, non vogliamo prenderne parte, ma ci siamo perché costretti, con sempre un leader, se così possiamo chiamarlo, che rappresenta la cosiddetta il cosiddetto sovranismo, con la differenza che almeno il fascismo poggiava su un socialismo autentico, mentre il fascismo di oggi è un simulacro di quello del Novecento, quindi è un antisocialismo, no? E assomiglia anzi più a una dittatura sovietica, ecco, se vogliamo proprio dirla, no? Il coprifuoco, il proibizionismo, la censura, perché comunque il fascismo rispetto al nazismo, come disse la stessa Margherita Hack, fu una dittatura all'acqua di rose al confronto di ciò che venne fatto tanto in Germania quanto in Russia. Ecco, però, quindi se praticamente le stesse, abbiamo visto anche, ribadisco, a marzo dell'anno scorso incontrarsi leader a Versailles, no? Dove lì hanno deciso le sanzioni economiche alla Russia, ma che in realtà hanno danneggiato la Germania e tutto il blocco, l'indotto, no? È collegato, quindi l'Italia in primis, quindi esattamente come nel Novecento, no? Poi abbiamo avuto
a giugno dell'anno scorso, dopo che c'è stata la sfilata dei leader che sono andati alla Tana del Lupo, che questa volta era in Ucraina, non più in Polonia, che hanno preso il treno, non so se vi ricordate la Draghi quando andò con Macron, Scholz, eccetera, presero il treno che, ripeto, loro volevano emulare Churchill quando andò da Stalin, ma in realtà emularono il ministro degli esteri von Ribbentrop, Ciano e Mussolini e Hitler, no, che si vedono nella fotografia del treno. E cosa fantastica, era più o meno, se non ricordo male, il 12, insomma, il 12-14 di giugno. La settimana successiva di questo epico incontro tra questi leader, diciamo, delle nazioni europee, a Bruxelles, tra il 22 e il 23 giugno del 2022, viene emesso un documento dal Consiglio europeo che praticamente codifica tutti gli aiuti militari nei confronti dell'Ucraina, tradotto, cioè autorizza ogni mezzo, ogni sovvenzione economica, un piano di pacchetti, come dice Draghi, no? Perché non stiamo parlando più di dagli guerra, ma di pacchetti, per finanziare l'Ucraina, e poi comincia il processo di inglobamento, l'iter, per far diventare Ucraina, Georgia e Moldavia, per farli entrare nell'Unione Europea. Cioè, che cosa tradotto, cosa vuol dire? Era una dichiarazione di guerra alla Russia. Che giorno? Tra il 22 e il 23 giugno. Ora, quando venne cominciata l'operazione Barbarossa? Il 22 giugno del 1941, Hitler. Il 22 giugno del 1812, Napoleone. Chiaramente la guerra è cambiata, no? C'è sempre la recita, però oggi l'operazione Barbarossa di oggi è lo sganciamento dello SWIFT, il congelamento, in realtà furto illegittimo, di 300 miliardi di dollari. Cioè è cambiata praticamente, è cambiata l'estetica, no? Ma è sempre la stessa solfa, è il Novecento ma ridisegnato per il pubblico di oggi. Quindi questo è con le stesse date anche, con le stesse date. Grazie Davide, voglio tornare da Valentina. Allora Gianluca, mi riallaccio sempre a due termini che ha usato Davide, no? Sceneggiatura e film, e qui parlo della non notizia. Perché? Perché mi sono resa conto di una cosa, cioè nel senso ce ne siamo resi conto in tanti, no? Però se noi parliamo del sistema mass mediatico, quello che ci viene detto, quello che ci viene imposto, diventa la realtà. Dal momento in cui loro non dicono più certe cose, non si occupano più di certe cose, queste cose spariscono improvvisamente. Cioè va di moda questa notizia e quindi tutti vanno appresso a quella cosa, quando quella cosa non viene più detta dal giornalista di turno, dalla radio di turno, quella cosa non esiste più. Quindi i filoni, diciamo, della realtà, di questa sceneggiatura che noi stiamo vivendo dentro un film e dentro una sceneggiatura, spariscono. E poi compaiono altre notizie, sono come dei filoni, no? E quindi le persone sono immerse in dei filoni emotivi e vengono trasportate da questi filoni emotivi come se fossero dentro una barca che va in base alla corrente. Quando la corrente cambia, la notizia quindi cambia, anche le persone vanno e prendono un'altra corrente. È una cosa veramente straordinaria questa, perché ci dà veramente la dimensione di dove siamo immersi. Noi siamo immersi in una sceneggiatura vera e propria, proprio come diceva Davide. Quindi faccio un esempio, no? Non ne ho alcuna stima, ma il caso Cospito non se ne sente più parlare, per esempio, no? Ci avete fatto caso? Ci hanno martellato, ma martellato con questo, tra virgolette, perché io non ho alcuna stima, chiamiamolo anarchico, visitato da tutte le facce più cupe del PD in carcere, e non se ne parla più, non se ne sa più nulla. Quindi, e la notizia, vanno anche le persone. Adesso stanno uscendo delle notizie interessanti, il sistema mass mediatico non fa ancora tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda i documenti dati dell'AIFA,
per esempio, no? Quindi queste sono notizie che noi conosciamo, che vengono dette sempre sui soliti canali, cioè un po' fuori dal coro c'è la verità, che in qualche modo sta aiutando la divulgazione di queste notizie, quindi un lavoro meritevole, sempre un po' tardivo per quanto riguarda l'ambito televisivo, però comunque stanno iniziando a circolare. E qui mi viene in mente, quindi non è notizia proprio di questa settimana, però è comunque una notizia che va sempre ripresa, perché sta uscendo qualcosa di molto molto interessante. Tutta la baracca che è stata creata ad arte, sempre per quello che dicevo, viviamo in una sceneggiatura, in un film, dei cacchini che erano da principio consigliati per i fragili, si sta sgretolando. Quindi la loro scienza con l'H, no un H sola, 3, 4, 1000 H di seguito, quindi la scienza si sta sgretolando. Io dico da anni che noi siamo governati dalle case farmaceutiche, non solo negli ultimi 3 anni, ma sono 70 anni, di più anche, che le case farmaceutiche stanno cercando di impossessarsi dell'animo, del corpo, degli individui. E qui abbiamo proprio la prova provata, cioè lo abbiamo sperimentato, e quindi aspettiamo che questa notizia giunga fragorosa anche per quanto riguarda il sistema mass mediatico e il maggior numero di persone. E quindi ecco, questa notizia appunto delle varie divulgazioni delle cose dell'AIFA che stanno uscendo è interessante, però ci tengo a fare una precisazione. C'è un precedente, come per i Citizen e le rivolte in Francia. Il precedente è il 2014. Perché dico questo? Perché tutta la storia del Green Pass, tutta la storia dell'obbligatorietà ha un precedente drammatico nella mostruosa Beatrice Lorenzin, che ministro della Sanità nel 2013, nel 2014 fu richiamata a Washington, per poi, cosa fare? Rientrare in Italia, decreto poi convertito in legge, obbligatorietà di 12 e poi 10 cacchini per i bambini. Quindi si è giocato veramente una partita sporchissima, la signora ha giocato una partita sporchissima, il precedente del Green Pass nasce proprio con la Lorenzin. Perché? Perché i bambini non potevano entrare a scuola se non cacchinati a dovere. Io non perdono, io non dimentico. E speriamo che possa essere anche in qualche modo utile ripeterlo come un mantra. Adesso arrivo anche da Gianmarco. Un commento o un approfondimento che vuoi un po' alla Marzullo su quanto detto finora? Allora, ho apprezzato il parallelo storico che ha fatto Davide. Anche se io lo farei più sulla prima guerra mondiale che sulla seconda guerra mondiale, per una ragione molto semplice, perché dalla prima guerra mondiale si usciva da un lungo periodo di globalizzazione. Nella prima guerra mondiale ci fu una scaramuccia, in realtà diciamo paragonabile a quella che c'è tra Russia e Ucraina, nel senso di un attentato a Francesco Ferdinando, l'erede al trono dell'impero austro-ungarico, il 28 giugno del 14, e che chiaramente scatenò poi il mese dopo una guerra con un effetto a catena assurdo, cioè se uno va a ripercorrere le fasi storiche si passò poi, no, piano piano la Germania, l'Inghilterra, tutti alla fine... scoppiò in poco tempo un effetto domino, e quindi si passò da una scaramuccia tra slavi e impero austro-ungarico ad un conflitto mondiale efferato e drammatico, peraltro un conflitto nel corso del quale scoppiò una pandemia, l'influenza spagnola, che quella volta i media tacquero tutti i media tranne quelli spagnoli, perché non c'era la guerra in Spagna. E in pratica cosa accadde alla fine della prima guerra mondiale? Che si creò un ordine politico, non ci fu accordo
su quell'ordine politico, perché alla fine della guerra ci fu addirittura Wilson, il presidente degli Stati Uniti d'America, che se ne andò arrabbiato dalla conferenza di Parigi. Ci fu l'Italia che fu di fatto, ricordate, la vittoria mutilata, fu presa a sberle, ma si creò in sostanza un fortissimo disequilibrio di ordine economico-finanziario che portò poi alla successiva guerra, crisi del 29 e a tutta una serie di provvedimenti che posero le basi per un unico ordine unipolare del mondo, perché dopo la crisi del 29 furono istituite cose tipo il SEC, ad esempio la Security Exchange Commission, che costituisce, come dire, l'abitacolo di tutte le multinazionali del mondo, l'abitacolo giuridico, perché se tu non sei iscritto al SEC, se non eri iscritto al SEC, non potevi partecipare alla Borsa d'America, quindi non potevi fare nulla nel mondo, non potevi andare in giro per il mondo a fare la multinazionale. E quindi perché è più corretto, secondo me, il parallelo con la Prima Guerra Mondiale? Perché nella Prima Guerra Mondiale c'erano in gioco tante tecnologie da dare all'umanità, su cui le elite erano divise, perché ad esempio sull'energia elettrica c'era una fortissima divisione, perché c'erano molte diciamo parti dell'elite di Davos che non volevano dare questo beneficio a tutti i popoli. Addirittura anche sulla questione dell'auto, c'era chi immaginava di dare l'auto a tutti, ma una famiglia, la famiglia Rothschild, che era socia della famiglia von Taxis, che costruiva i carretti in Germania, i carretti col cavallo, ostacolò lo sviluppo dell'industria automobilistica, che prese poi il sopravvento soltanto dopo, quando ci fu l'accettazione dell'energia elettrica con la corrente alternata, come aveva previsto Tesla, che vinse la competizione con Edison, che aveva dietro JP Morgan e Rothschild, e che non voleva la corrente alternata, ma voleva un sistema enormemente antieconomico, con la corrente continua, cioè con una centrale ogni 4-5 palazzi, secondo quello che era la loro visione. E poi successivamente ci fu lo sviluppo del petrolio e anche l'impiego degli idrocarburi per fare industria, per fare quant'altro. Ovviamente questa elite mantenne comunque il controllo del mondo, cioè furono concesse queste tecnologie di sviluppo, quindi dal punto di vista energetico, dal punto di vista della mobilità, però questa elite in America iniziò a porre le basi per un governo del mondo unipolare. La Seconda Guerra Mondiale fu un'accelerazione di questo processo, che vide ovviamente che vide l'utilizzo della Germania, lo sfruttamento della Germania per requisire tutte le risorse, tutto l'oro che c'era in Europa, e per aggregare tutte le aziende medie, che erano quasi tutte in mano ai veri ebrei durante l'Europa della Seconda Guerra Mondiale, e furono tutte ovviamente preda delle famiglie che finanziarono Hitler, e mi riferisco agli Warburg, che furono i principali finanziatori, mi riferisco alla Standard Oil, quindi a Rockefeller, che erano i proprietari della Standard Oil, e ovviamente ad una famiglia che inizialmente stette anche un passo indietro, ma in realtà era dietro a tutti, quindi la famiglia Rothschild. E per questo quindi il parallelo, secondo me, è più appropriato con la Prima Guerra Mondiale. Tuttavia c'è una situazione straordinaria, perché questa elite non vincerà questa volta. Io passo per ottimista eccessivo, ma poi spiegherò con la metafora che tu mi hai tirato dalla bocca del nero di WhatsApp, perché questa volta le cose non andranno come era previsto, cioè con lo schema classico in cui questa elite comunque ha il governo del mondo. Perché innanzitutto la guerra non c'è stata, cioè la guerra è una pantomima di guerra. Putin non ha tirato fuori neanche un ottavo di quello che è il suo armamento, è impegnato in una guerra
che volevano ovviamente farlo fuori, se lui avesse voluto vincere la guerra con Putin, con Zelensky, l'avrebbe sicuramente schiacciato, cosa che non ha fatto perché erano altri i presupposti e altre sono le implicazioni. E quindi la situazione io la vedo evolversi in un quadro nuovo. È vero che la storia è fatta di corsi e di ricorsi, come diceva un grande filosofo napoletano, Giambattista Vico, tuttavia però l'essere umano è imprevedibile e a che se ne dica, alla fine troverà il modo per spezzare queste catene, e io sono persuaso che questa volta le catene, quelle che ci hanno incatenato per tanti anni, saranno spezzate. Ovviamente so che per qualcuno passerò per un coglione ottimista, però mi tengo questa definizione perché so che avrò ragione io. Ma sul mi avete preso per un coglione, citazione di Oronzo, cara. Non so Davide cosa voleva dire, ma vedo anche in chat sottolineare come tra le foto segnanti, video segnanti, ricorderemo anche di questi giorni, a parte lo sguardo della manifestante francese di fronte al poliziotto, di cui ho discusso nell'editoriale che vi invito a recuperare tutti i sabati, e mi raccomando alle 17 il nostro editoriale, ma i filmati e i video dei francesi che mettono i liquami sotto casa dei parlamentari, anche quello sarà sicuramente un'immagine che porteremo con noi. Davide. No, io la penso assolutamente come Gianmarco, nel senso il discorso, io mi rifaccio alla dialettica hegeliana, tesi, antitesi e sintesi. Il discorso qual è? È che nel Novecento noi abbiamo avuto due guerre mondiali, laddove la seconda è un completamento della prima. Tant'è vero che dal Trattato di Versailles molti hanno detto giustamente che in realtà il Trattato di Versailles non pose fine alla guerra, ma praticamente era già il seme della Seconda Guerra Mondiale, anche perché di fatto la Germania fu costretta, cioè se anche non ci fosse stato Hitler, se anche non fosse emersa, poi non venisse sfogata poi quell'antisemitismo che venne utilizzato, no? Come fumo negli occhi, ma comunque la Germania di fatto non avrebbe mai potuto pagare i danni, anche perché poi venne considerata illegittimamente l'unica responsabile della prima guerra mondiale. Anzi, per arrivare alla seconda però si è passati dalla prima. Infatti io nel libro La guerra dell'infinito dell'estate scorsa avevo spiegato benissimo come di fatto in Italia, perché prima del fascismo abbiamo avuto già erano state gettate le premesse del totalitarismo, un virus assai più benefico della spagnola stessa. Tant'è vero che parlai dell'archetipo dell'avvocato del popolo, che abbiamo avuto infatti nel Novecento nella figura di Vittorio Emanuele Orlando, che era laureato in filosofia del diritto, e fu lui che si beccò l'Italia anche all'epoca distrutta da una dicotomia da poteri, da un'instabilità politica, e tanto è vero che venne poi messo all'ultimo guerra in corso, insomma Vittorio Emanuele Orlando, che traghettò l'Italia verso questa vittoria mutilata e in cui venivano emessi questi decreti, no, per impedire alla gente di uscire, bla bla bla, con la differenza che all'epoca invece però le aspirine, quindi gli antinfiammatori, li davano in farmacia, no? Chiusa parentesi, o che la plasmoterapia che conoscevano quindi nel Novecento non venne ostacolata, ecco, no? Quindi abbiamo fatto un passo indietro, 100 passi anzi indietro, e dall'altra parte noi abbiamo avuto una dialettica che si è riproposta identica, perché noi avevamo in Germania il Kaiser Guglielmo, noi invece avevamo quindi sempre il nostro l'ombra di Vittorio Emanuele Orlando, che era Giuseppe Conte, e in Germania avevamo l'ombra del Kaiser, che era la Merkel. Anche per esempio la Merkel, da chi veniva? La Merkel è quella che ha fatto le scarpe a l'unico tedesco che è riuscito a battere Bismarck in quanto a longevità, no? Helmut Kohl, e che ereditava una Germania riunificata,
la stessa identica cosa Bismarck aveva preso una Germania che aveva creato lui l'impero germanico con la sconfitta della Francia di Napoleone III a Sedan nel 1870. Quindi si era riproposto lo stesso identico scenario. Noi nel 2020 siamo entrati nella prima guerra mondiale. Il discorso qual è? Che come spiegava René Guénon, anche nel Novecento la spagnola veniva dalla Cina, l'hanno importata gli americani, no? Ma alla fine un dottore... Occhio Davide, perché YouTube comunque... Ok, però diciamo che lì non se ne parlò, questa sì è una differenza estetica molto importante, no? Tant'è vero che i primi a parlarne furono gli spagnoli, no? Ma anche nel Novecento veniva da Est, e ne parla poi insomma un infettivologo come Claude Enon dell'Istituto Pasteur di Parigi, e quindi praticamente abbiamo la stessa identica cosa, con la differenza però che adesso il tempo va molto più velocemente. Questo concetto lo aveva spiegato molto bene René Guénon sul regno della quantità, cioè perché man mano che ci si allontana dalla cosiddetta unità primordiale, no? Quell'unità qualitativa che c'era al principio perde qualità e si traduce in una quantità e quindi in un logorio, no, proprio dell'essere, che viene percepito quindi molto come un viene percepito come un'accelerazione del tempo. Tanto è vero che noi siamo passati dalla prima e seconda guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, sono almeno passati 30 anni, no? 20 anni, ma noi invece siamo dal 2020 al 2022, sono passati 2 anni. Tanto è vero che questo logorio, questa accelerazione che noi abbiamo percepito, ma che, attenzione, il fatto che sia durato di meno non vuol dire che la tragedia sia inferiore, anzi è esponenzialmente maggiore, così come esponenzialmente maggiore è il risveglio, no? Spirituale, coscienziale, chiamiamolo come vuoi, dell'uomo. Però la tragedia sarà immensa, anche se in un minor lasso di tempo. E questa cosa qua l'abbiamo vista proprio nella durata dei mandati dei vari esecutivi. Cioè noi, se pensiamo a Mussolini, quando è salito al potere, ha consolidato nel 1924... Per arrivare Mussolini alle leggi razziali ci è impiegato 14 anni, nel 1938. Noi invece abbiamo avuto la Lega che aveva intercettato comunque un sentimento autentico, che poi è stata chiaramente depistata, se è un eufemismo, no? Così come poi Mussolini entrò nell'aura nera di Hitler, no? Mussolini stesso considerava Hitler un pazzo, ma poi per una serie di cause che adesso non stiamo a spiegare, chiaramente fu costretto a quell'alleanza mortale, e noi abbiamo visto appunto la Lega deviarsi completamente e approvare senza l'appoggio della destra, attenzione, non saremmo mai arrivati alle leggi razziali del XXI secolo, no? E a lascia passare verde, lo ha fatto in 6 mesi, 14 anni nel Novecento, qua l'hanno fatto in 6 mesi, no? Cioè Salvini che disse no, non in un paese normale quella roba lì, settimana dopo l'ha fatto. E però questo logorio è così rapido che, bruciato un duce, ne hanno dovuto mettere un altro, no? Non erano così vuoti da doverne avere bisogno due per farne l'ombra di uno. E quindi è subentrato già direttamente l'altro, e siamo quindi già passati velocemente alla seconda guerra mondiale del XXI secolo. Cioè, e allora ritorniamo a tesi, antitesi e sintesi. Cioè, il momento storico in cui noi ci troviamo assomiglia sia alla prima che alla seconda guerra mondiale, perché è una sintesi, no? Una sintesi però, come ha detto Gianmarco, certo, questa volta non vince, cioè la storia ogni volta che si ripete, la struttura è la medesima, ma i ruoli vengono invertiti. E quindi noi oggi abbiamo ancora una volta, per esempio, all'epoca nel Novecento fu l'Italia a essere costretta ad allearsi alla Germania, no? Noi oggi invece il grande errore quale fu, no? Quello del Duce, no? È che l'autarchia l'Italia non se la poteva permettere, no? Come se l'avesse tra l'altro desiderata, no? E questa volta lo stanno facendo però con la Russia. E la Russia invece, l'autarchia, cioè la Russia ha delle risorse, e soprattutto la Russia... non si appoggia, è vero, l'Italia si appoggiava sulla Germania che era una delle più grandi potenze, lo stesso fa oggi una Russia però che si appoggia non solo su una Cina ma anche su altri paesi, quindi se loro sperano di poter replicare quello che fecero nel Novecento hanno sbagliato,
no? Ecco, quello che noi non sappiamo, poi chiudo, che non sappiamo nel senso perché non c'è scritto nei libri di storia, e che noi abbiamo dato, abbiamo tirato la croce addosso all'Italia e alla Germania, ma noi abbiamo negli Stati Uniti di Roosevelt, viene approvata una legge dove italiani, tedeschi e giapponesi, in virtù dell'essere italiani, tedeschi e giapponesi, sono stati mandati in un campo di concentramento. Abbiamo al Madison Square Garden di New York nel 1939, quindi qualche mese prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo 20.000 persone che salutano i nazisti che erano lì sul palco, che sono stati protetti, tutelati per libertà del pensiero da 1.200 poliziotti schierati dal sindaco di New York per tutelare la libertà di pensiero. Però, e questo ripeto è l'ultima cosa che dico, ennesima sincronicità, ennesimo parallelismo. Oggi, il nazismo di oggi è nato con il pretesto dell'ecologia, no? Il problema è che l'ecologia è che noi quattro e le nostre famiglie e chi per esso dobbiamo sparire, no? Per fare ecologia, ecco, quindi nel 1900 si chiamava genocidio. Ma la stessa idea, ma non è anche questa, non è una novità. Noi appunto nel secolo scorso, a fine 800, inizio 1900, in Germania nacque il movimento Van der Vogel, che furono loro, loro volevano addirittura, preferivano il ritorno al Medioevo pur di essere coerenti con questa ecosostenibilità, con questa ossessione ecosostenibile. Erano per l'inversione sessuale, quindi neanche per la sessualità, ma proprio per l'inversione. Quindi adesso non è la stessa cosa del gender fluid, è semplicemente è la stessa identica roba. Ma quel movimento lì ecologista, diciamo, chiamiamolo ecologista, si inquadrò poi in movimenti giovanili con le camicie brune, braccio destro e Sigail, no? E vennero poi assorbite nel nazionalsocialismo, diventando poi la gioventù hitleriana, bla bla bla, il resto, no? Quindi anche oggi noi abbiamo una riproposizione di quel Van der Vogel lì, no? di quel finto ecologismo, quindi non ecologia, ma finto ecologismo, che gettò le premesse concettuali, il pretesto, anzi concettuale, di un sistema totalitario, che fu poi il nazismo. Valentina. Allora, io aggiungo qualcosa a quanto detto così bene da Gianmarco e Davide, no? Le concordanze ci sono e ce ne sono tantissime, come hanno ben spiegato, però io credo che trascorso il Novecento, nell'epoca e nel momento storico in cui ci troviamo, quindi nel nostro perfetto presente, siamo di fronte a un blackout antropologico. È veramente quella che stiamo vivendo, una svolta epocale, perché non si tratta più o solo di questioni geopolitiche, di guerre, di assestamenti da quel punto di vista. Si tratta proprio di una rivoluzione dell'umano, cioè di una rivoluzione che viene imposta all'essere umano, imposta dai soliti padroni del discorso. Che cosa voglio dire? Che si sta attaccando e si è attaccato, dal mio punto di vista, proprio la natura del genere umano. Si è attaccata la madre, no? Quindi abbiamo visto anche le notizie dell'utero in affitto, della possibilità di acquistare, non ancora in Italia, ma di poter scegliere un bambino, di poterlo restituire, di poter scegliere il sesso, di poter scegliere la madre ovviamente che presterà il suo ventre a una madre o a un uomo, no? Che con soldi potranno permettersi una paternità o maternità di un certo tipo. Noi siamo nel transumanesimo e lo stiamo vivendo, lo stiamo percependo, quindi è questo il blackout antropologico a cui mi riferisco, e questa cosa è su piano globale, cosa che non succedeva nel Novecento. Quindi questa è la grande differenza. Noi stiamo assistendo a il declino totale e la manipolazione di quella che è la carne stessa dell'uomo. Cioè, è come se tutto quello che noi abbiamo visto nei vari distopici, nei vari film di fantascienza, si stia avvicinando sempre di più a una realtà. A me viene in mente, rispetto a quello che sto dicendo, il grande romanzo, no, della Mary Shelley, Frankenstein, no? Che è proprio il perfetto esempio del transumanesimo, di quello che sta succedendo. Cioè, un agglomerato di pezzi senza l'anima. Perché poi è questo che ci stanno portando a
diventare. E quindi su questo dobbiamo proprio fare attenzione. Tutto ciò che è la transizione ecologica, l'ID digitale, il cambio dei nostri pezzi fisici proprio, perché questo sarà una cosa che potrebbe essere in un prossimo futuro. E soprattutto questa cosa, ripeto, si vede molto per quanto riguarda la maternità, cosa più naturale e sacra non c'è al mondo, e proprio quella stanno in qualche modo intaccando, sporcando con l'inversione dei ruoli, la confusione dei ruoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è una cosa che volevo aggiungere al loro discorso, quindi blackout antropologico totale e presente che non abbiamo mai vissuto a livello globale. Quindi passando alle notizie, quindi ritornando alle notizie che più mi hanno colpito, è sicuramente quella dell'uso dei proiettili all'uranio impoverito. C'è sempre una signora oscura che è il vice ministro della difesa inglese, la baronessa, adesso non ricordo bene il nome, che ha annunciato a Kiev dei proiettili a uranio impoverito che tra l'altro sono facilmente recuperabili e costano nulla perché sono gli scarti delle centrali nucleari. Quindi, no? Come dire, una cosa facile da reperire, da assemblare, che verrà mandata a Kiev per garantire la morte sempre dei poveracci che non c'entrano nulla con questa inutile scaramuccia bellica, e quindi ne abbiamo già prova, perché poi questo avvenne nella guerra dei Balcani in Iraq, già lì vennero usati i proiettili all'uranio impoverito facendo ammalare tantissimi militari italiani, civili, malati tuttora di cancro e di glicemie, provocati proprio da l'uranio impoverito. E qui alzo il tiro dicendo che il signor Fubini, che dire signore è, come dire, un complimentone, no? Diciamo signore in senso ironico, vice direttore del Corriere della Sera, ha avuto addirittura il coraggio di dire che ma non sappiamo se la scienza, insomma non c'è una prova scientifica del fatto che i proiettili a uranio impoverito facciano veramente male. E quindi, insomma, cioè, di cosa stiamo parlando? Io non so, a me mi viene a volte la voglia veramente di picchiarli a questi qua, ma di picchiarli di brutto, però mi viene proprio la voglia. Vuol dire che sei normale, a me di metterli sotto la macchina. Vabbè, no, perché già. Se avessi la possibilità, veramente, cioè, io questi li vorrei veramente, non so, vederli proprio faccia a faccia e dire ma veramente... Quindi addirittura diciamo che l'uranio impoverito non fa male, capito? Addirittura il sistema mainstream si è azzardato a dire che ha messo in dubbio anche la nocività dell'uranio impoverito. Gianmarco, allora, visto che siamo all'ora, no, quasi... Gianluca, la trasmissione sta prendendo il dibattito, una bella china. Allora io vorrei affrontare un argomento che terrorizza molte persone, perché quello che ha detto prima Davide, ma soprattutto ha ribadito Valentina, è l'idea che la storia non debba andare sempre nello stesso verso. E addirittura Valentina ha, in un certo qual senso, definito questa fase storica con un pericolo, il pericolo dello svuotamento del carattere umano degli esseri umani attraverso una prospettiva di transumanesimo che un'elite ha giusto appunto perseguito. Allora, voglio fermarmi su questo punto perché secondo me è fondamentale anche per capire la violenza dello scontro in corso. La principale innovazione che dovrebbe essere innestata da qui ai prossimi 10 anni è l'utilizzo delle intelligenze artificiali. È qualcosa che fa venire i brividi a 9 persone su 10, ma io penso che 9 persone su 10 non sappiano, non abbiano capito che cos'è l'intelligenza artificiale. Io, mi perdoneranno quelli che magari si sentiranno offese da questa mia esemplificazione. L'intelligenza artificiale è uno strumento, è come il fuoco. Di per sé non è né buono né cattivo. Ci sarebbe stato lo sviluppo degli esseri umani senza il fuoco? Evidentemente no. Ma il fuoco è qualcosa di pericoloso? Le città, la civiltà può essere messa a ferro e fuoco? Se uno si butta nelle fiamme, cosa succede? Succede che il fuoco effettivamente è pericoloso.
La stessa identica cosa deve dirsi, ma con una radice quadrata in realtà, per l'intelligenza artificiale, che di per sé è anche meno pericolosa dell'introduzione del fuoco nella civiltà degli esseri umani. Perché l'intelligenza artificiale non vuol dire telecomandare gli esseri umani, con un'esemplificazione che fanno chi non ha capito che cos'è l'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale è semplicemente un modo di concepire gli algoritmi che girano su un computer, una filosofia, una tecnologia che consente a una macchina una potenza di calcolo talmente elevata, incomparabile con gli algoritmi esistenti. Qual è però la parte vera che denuncia Valentina? È che dovendosi applicare queste intelligenze artificiali al posto delle intelligenze ad algoritmi deterministici, cosa è accaduto? È accaduto che un'elite, l'elite dominante il sistema finanziario e dominanti le multinazionali, ha pensato di agganciarci 4-5 altre cose insieme e costruire una prospettiva di civiltà assolutamente peggiore di qualsiasi incubo orwelliano, perché l'effetto combinato tra l'intelligenza artificiale e l'innesto di impianti nanotecnologici, cioè molto piccoli, con capacità di collegare il funzionamento biologico, fisiologico degli esseri umani ad un computer, cosa avrebbe determinato? Avrebbe determinato quello di cui ci ha parlato Valentina, cioè la concreta possibilità che con il pretesto di curare le persone con un'intelligenza artificiale si arriva poi che le persone sono telecomandate, non si sa da chi e non si sa per rispondere a quali fini. Evidentemente c'è pure qualcuno che possa avere fini satanisti verso cui condurre l'umanità. Questa intelligenza artificiale ha un senso attivo e io sono ferocemente contrario a questo senso attivo, perché l'intelligenza artificiale non deve avere la capacità di dominare gli esseri umani, deve avere la capacità di essere innestata accanto ai banchieri, accanto ai medici, accanto agli economisti, come un computer. Quindi con la potenza di calcolo, ma con l'essere umano che è sempre attivo e che dice: ok, l'intelligenza artificiale mi dice questo, farò questo oppure non lo farò. Quindi esiste l'intelligenza artificiale concepita con un senso attivo, e questo l'hanno fatto i dementi come Colao, gli imbecilli come Bill Gates e quel satanista di Klaus Schwab. E lì io sono ferocemente contrario, perché sarebbe la morte dell'essere umano e quindi dell'umanità. C'è l'intelligenza però passiva, cioè che è un computer, che, perché io non è che sono, così come sono ferocemente contrario a quella attiva, sono calorosamente smanioso e ansioso che questa intelligenza artificiale passiva venga utilizzata ovunque per curare gli esseri umani, per riequilibrare il sistema finanziario e liberare un'infinità di risorse. Che cosa vuol dire intelligenza passiva? Lo ripeto, oggi nelle banche centrali, con un esempio, il banchiere applica lo studio di funzione matematica e ti dice che deve fare quella politica monetaria restrittiva, espansiva, quello che è, perché deve tenere l'inflazione a un certo livello, perché deve innescare l'occupazione, eccetera, 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 giustificandolo con la scienza. In realtà il banchiere attacca l'asino dove vuole il padrone. E che cosa determina questo? Determina l'impoverimento, l'esatto contrario. Dopo 10 anni il banchiere ti dice: beh, ho sbagliato, ho capito con l'economia, perché io ho studiato economia e vi dico che funziona così. L'economista ti dice quello che devi fare e dopo 10 anni, dopo che l'hai presa in culo, ti spiega perché l'hai presa in culo. Scusate. Sempre in francese. Ti spiega questo fanno l'economia serve a questo. Io ho capito tecnicamente da Adam Smith in poi che serve a questo. Allora, questo meccanismo deve essere bocciato. E come può essere superato e bocciato?
con intelligenze artificiali, perché l'intelligenza artificiale prevede ciò che succederà e prendendo dati continuamente, perché poi i dati sono l'elemento in più dell'intelligenza artificiale, determina degli scenari previsionali, ragiona con algoritmi probabilistici e quindi taglia le mani a chi ha delle mani lunghe per corruzione, ma soprattutto a chi ha delle mani lunghe per evidentemente scopi poco chiari, poco trasparenti. E quindi questo aspetto io lo voglio mettere in luce, perché è vero che esiste il pericolo del transumanesimo, è vero che il Grand Reset di Cingolani, di tutta quella marmaglia che andò nel governo Draghi per fare, no, il paese progettato per 3 miliardi di persone, le altre fanfaluche che raccontavano questi burattini imbecilli che avevamo al governo, che cosa hanno dimostrato? Hanno dimostrato che c'era un tentativo di grande reset e un pericolo di transumanesimo, ma non accadrà questo. Sapete perché non accadrà questo? Perché ad aprile verrà attivato un sistema quantistico nel sistema finanziario che di fatto prende a calci in culo tutte le banche centrali e tutte le banche commerciali che sono state prese per il collo, sono state prese con la forza e sono state costrette a sottomettersi a una nuova logica del sistema finanziario e, in parole povere, con una metafora che tu conosci molto bene, Gianluca, sono state messe di fronte all'evenienza di, in un certo qual senso, accontentare, ponendo la schiena, il cosiddetto nero di WhatsApp, di cui parlerò nel successivo intervento. Beh, rimaniamo in attesa con ansia di quel momento. Davide, vogliamo rapidamente un tuo commento su quello che è l'intelligenza artificiale, perché mi piace questo dibattito, eh? Quindi tiriamole fuori anche un po' le differenze. Io ho sempre pensato che la tecnologia sia un plus, a patto che il pilota sia sempre uomo, no? Perché stiamo un po' assistendo in qualche modo a una metafora di un pilota in un'auto in cui cominciano a dirgli: guarda come vai meglio con le ruote diverse, guarda con la carrozzeria così, guarda col volante così, ma a forza di continuare a migliorare il mezzo, l'ultimo passo è: ecco, adesso spostati che mettiamo il pilota automatico e facciamo tutto noi. Quindi bisogna fermarsi un passo prima, perché lo dico da umano, nessun algoritmo può avere quel guizzo di genialità, genio e sregolatezza che è alla base di qualunque successo e del senso stesso per cui siamo al mondo. Sempre secondo mio umilissimo parere, ma sentiamo un giro di pareri concordi o differenti, partendo da Davide. Beh, allora, io innanzitutto, già il fatto che l'intelligenza artificiale ci ha fatto vedere come starebbe il Papa, l'antipapa, anzi, con il piumino bianco, è insomma una grande conquista e mi fa propendere. Però chissà se Mesbe ce lo trova, perché non tutti sanno che chat GPT, e fra l'altro di questo c'è anche un caso diplomatico, poiché etico, poiché oltre ad aver fatto vedere il Papa col piumino che sembra l'omino della Michelin, ha anche inscenato l'intero arresto di Trump, e su questo poi torno anche da Gianmarco, con tanto di foto che però non tutti sanno che sono generati da un algoritmo di intelligenza artificiale, ecco, simulando tutte le varie reazioni. Allora, questo fatto qua, adesso ironia a parte, è abbastanza inquietante, perché già noi abbiamo cioè la 7 che manda in onda stralci di videogiochi, di filmati di videogiochi, li spaccia per realtà. Questo non è mai accaduto, questo quindi, l'ha creato un'intelligenza artificiale. Quindi oppure già abbiamo, senza adesso ricorrere poi ai filtri, alle tecnologie, no? Nel momento in cui i più grandi falsi li fanno comunque le persone, no? Perché noi abbiamo quello del Corriere che parla dell'uranio impoverito che ci fai l'aerosol, perché tanto non c'è correlazione, è chiaro che è abbastanza preoccupante. Però, come diceva Gianmarco, ovviamente non è il mezzo, è il fine per cui tu adoperi quello strumento, quella tecne, no?
e quindi quello è pericoloso. A mio modo di vedere, comunque nel Novecento ovviamente non c'era niente di comparabile rispetto ad oggi, però nel Novecento abbiamo avuto il futurismo. Il futurismo era fondamentalmente dipingeva, no, l'essere umano e le sue potenzialità, no, anche lì si parlava di mezzi, di strumenti tecnologici che erano il prolungamento del corpo umano, no? Dalla macchina al treno, gli aerei, poi il fascismo per esempio ci ha cavalcato molto, però abbiamo poi visto già nella prima guerra mondiale quale fu il frutto amaro, no? Degli uomini che credevano di essere Übermensch, no? Che ambivano, non sono morti tutti per l'igiene, in accordanza all'igiene del mondo, che era tanto l'hashtag che andava nel Novecento. Però tornando all'intelligenza artificiale, che mi sa molto di arimanico, ecco, se la vogliamo dire, comunque, conoscendo l'essere umano e l'uso che ne farà, dall'altra va detto che noi abbiamo avuto sicari della bassa finanza che hanno presentato le loro dottrine economiche come se fosse scienza, ben sapendo che avrebbero portato quei risultati, no? Il riferimento per esempio all'emerito professor Monti, che quindi con la sua ricetta, che cosa è successo? No? Che noi siamo, tradotto in sostanza, che stavamo meglio prima, ecco, della sua ricetta salvifica, no? Quindi se adesso veramente si riuscissero a far scrivere determinati protocolli che magari siano indipendentemente dall'ambito, no? Che siano ricette economiche o scientifiche, magari da un sistema che non è né buono né cattivo, magari avremmo un miglioramento. La voglio vedere così, no? Cioè, se noi pensiamo, l'intelligenza artificiale avrebbe mai potuto applicare, avrebbe mai potuto suggerire la vigile attesa, ossia omissione di soccorso e l'uso del paracetamolo? Una persona invece sì, no? Avrebbe potuto un'intelligenza artificiale, cioè una capacità di calcolo con degli algoritmi che non sono né giusti né sbagliati, ma sono semplicemente potenzialità di calcolo, applicare... Una distruzione del mercato come è stato fatto nel 2011, un uomo l'ha fatto, no? Ti può dire che quella è la ricetta salvifica, ma ben sapendo che non è così, no? Mentre c'è una macchina non lo può fare, non può mentire una macchina. Quindi da questo profilo io vedo solo aspetti positivi, ecco, no? Il discorso. O pensate anche al mercato come viene manomesso. Cioè, noi è perché certe cose non le sappiamo, però nel momento in cui noi vediamo che due settimane prima il crollo della Silicon Valley Bank, abbiamo l'amministratore delegato che vende un botto di azioni, e due settimane dopo, cioè, è chiaro che... diciamo il mercato così, con Moody's che dice tutto a posto, la pagella che c'avevo io all'elementare, no? A++, no, non è vero, non ce l'ho mai avuto così, però c'è qualche cosa che non va, no? Questo l'abbiamo già visto nel 2011, che Standard & Poor's diedero dei falsi report, che ancora la finanziaria di Berlusconi non era stata approvata, avevano detto no, fa schifo, no? Quindi forse è meglio, però... Sapete che poi ogni cosa buona nel momento in cui entra nella storia si corrompe, e poi è il stesso discorso, no, di virus e antivirus, è una rincorsa eterna, no? Per tenere l'equilibrio. Però io rido perché allora Gianmarco mi mette di buon umore, non so perché, ma perché il suo ottimismo è contagioso, anche se lui è di Bologna e sono a Milano, ma perché fondamentalmente... è più filosofo di quello che lui magari vuole ammettere, no? Cioè, alla fine, nella storia, nella natura, poi la storia analizza il tempo, no? La natura invece è tutto, ecco. Tutto si bilancia, come nel principio dei vasi comunicanti di Archimede, no? Ogni azione, seconda reazione, uguale e contraria. Tutto è perfettamente bilanciato. E quindi io, oltre all'intelligenza artificiale, preferisco guardare all'intelligenza, non dell'essere umano, perché noi cosa siamo? Sì, siamo dei corpi umani, no? Ma
noi in realtà siamo appunto delle foglie di un albero gigantesco, siamo questa super coscienza, ma non lo sappiamo. Questo diceva fondamentalmente Hegel, no? Lo spirito del mondo è questo, lo Zeitgeist è questo. E quindi alla fine, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione, indipendentemente dalle politiche dei vari paesi, eccetera, indipendentemente dal fatto che noi comunichiamo o meno, comunque noi siamo collegati, comunque noi comunichiamo inconsciamente, siamo collegati tutti a questo cloud universale. E quindi è questo collegamento che alla fine porta al bilanciare tutto. E quindi niente, questo... So, mi rendo conto che forse è troppo tardi per fare questo discorso, però sono fiducioso, perché alla fine è vero, alcuni restano sul tapirulà, no, dell'eterno ritorno, però già noi che stiamo a parlare di questi argomenti con comunque un barlume di consapevolezza, no, di coscienza, già questo però ci rende immuni a, non a tutto, perché poi oggi tu sgami questa e domani ti ritorna sotto un'altra veste, no? Quindi bisogna essere sempre in vigile attesa. No, però questo è quello che mi verrebbe da dire, che alla fine comunque tutto si bilancia sempre, perché noi siamo meno soli di quello che crediamo di essere. E anzi, forse proprio questa sinergia, nel nostro esempio, no? Naturale, io la Valentina non ho parlato con lei, nel senso da solo, perché ho letto il suo libro, Gianmarco, quindi comunque è una forma di dialogo, e Gianmarco sarà è la seconda volta che lo vedo, seconda, terza volta, no? Anche lo stesso Gianluca l'ho visto due o tre volte, no? Però questo già fa capire che, nonostante discipline diverse, comunque certi pensieri, perché poi è questo che siamo, no? Pensieri in atto, il fatto che convergano senza nessun tipo di sforzo, no? Con naturalezza, fa capire che veramente è così, quindi a prescindere da tutto, dai muri. Valentina. Bene, sì, però Davide, noi siamo un gruppo che si è in qualche modo ritrovato, no? Anche se non ci conosciamo, ci sembra di conoscerci da sempre. Molto però, insomma, ci sembra, capito, è come se molti amici che abbiamo perso durante questo percorso, soprattutto negli ultimi 3 anni, no? Come dire, sono spariti, mentre magari persone che non si conoscevano, non si sono mai visti, hanno trovato subito un incontro di un certo tipo e di un certo livello, aggiungo, che è straordinario. Quindi questo è sicuramente un aspetto molto interessante, però appunto siamo un gruppo che ci capiamo e ci intendiamo, perché una grande altra parte fetta dell'umanità, non ho un giudizio negativo o positivo, no? Sto solamente analizzando da un punto di vista antropologico, non è proprio su questa lunghezza d'onda. Cioè, l'intelligenza artificiale messa in mano a questa umanità, io sono terrorizzata, per esempio. Cioè, non, assolutamente no. Cioè, non ha un limite. Cioè, la realtà non è più realtà e diventa, cioè, una confusione. Già adesso c'è una confusione tra la realtà e la finzione. Quindi immaginiamoci con l'intelligenza artificiale quello che potrebbe accadere in mano a questa umanità così dissennata. Faccio solamente un esempio. A giugno del 2022 c'è stato il Mars a Las Vegas, dove tutti questi grandi della robotica, dell'intelligenza artificiale si sono riuniti ed hanno lanciato, per quanto riguarda la domotica, Alexa, che campiona le voci dei defunti. Cioè, questa umanità non sa più vivere, ma non sa neanche più che cos'è la sacralità della morte. E questo l'abbiamo visto a spese di tutti, dei nostri anziani che sono morti in solitudine, brava, ammazzati. Scusami? Sì, lo dico di sponda, così. Sì, ecco, insomma, si incazza. Hanno fatto una fine di un certo tipo, proprio perché questa umanità che dovrebbe avere in mano l'intelligenza artificiale, io spero che non l'abbia mai, ha dimenticato la sacralità della vita e dissacrato la sacralità della morte. No? Così come diceva Gianmarco, se hai il fuoco, ecco, i bambini col fuoco non li fai proprio avvicinare. Quindi esatto, quindi, tra l'altro Gianluca ha detto una cosa interessante, perché questa umanità è affetta da infantilismo cognitivo. Quindi, con uno strumento in mano come quella dell'intelligenza artificiale, vedremo veramente delle cose
insomma, non lo so, cioè, guarda, mi è venuto adesso in mente un film di Woody Allen, Il Dormiglione, in cui lui si risveglia in un futuro in cui lei lo invita a fare l'amore dentro una capsula senza contatto fisico. Mi immagino queste cose, no, di questa umanità, ecco, mentre noi dobbiamo... Sylvester Stallone in quel film... Demolition Man, ecco, in cui tutti quanti ci chiediamo a cosa servissero le conchiglie nei bagni e soprattutto la scena emblematica del fare l'amore a distanza. Ora, ecco, questo scusami per dire che noi siamo carne, ossa, sangue, spirito, anima, cuore e dobbiamo mantenere questa forte consapevolezza e viverci nel corpo e nell'anima, insomma. Siamo in conclusione e allora sono veramente curioso di vedere come con gli algoritmi e il politicamente corretto ne esca Gianmarco dalla sua promessa di sì, ma adesso stiamo parlando di temi così alti che mi forzi la metafora del nero di WhatsApp. Vabbè, io lo faccio perché capisco che c'è l'esigenza sabato di fare il collage e quindi mi presto a questo gioco. Allora, niente, in pratica io ho usato una metafora del nero di WhatsApp per spiegare cosa è successo nello scontro tra le due elite. Ovviamente in riferimento a Putin, che loro, che una certa elite ha provocato sin dal 2014 e che si è sfregata le mani quando nel febbraio del 2022 ha invaso l'Ucraina, convinto di poter ridurre a miti consigli la Russia, perché poi in realtà Putin è una persona, quello che conta è la Russia, Putin è il leader della Russia, e loro contavano di ridurre la Russia a miti consigli isolandola dal mercato finanziario e quindi dalla possibilità di transare. E lì hanno fatto una scommessa, perché in pratica si sono ritrovati, hanno fotografato la situazione, e come quando noi riceviamo la fotografia del nero di WhatsApp, che lo vediamo con quel suo berretto da pescatore, con questa risatina che sembra uno scemotto, no? Maglolino. Questo caso prego la regia di non cercare la foto, grazie. Non cercare la foto. Praticamente è molto bello, uno se lo vede arrivare, lo allarga così, ma in maniera rilassata. Quando lo allarga, mette proprio il dito in un punto che spunta fuori la prestanza di questo nero di WhatsApp. Io suggerisco alle signore di non vederlo, anche non fosse altro per una questione, diciamo, maschile, di lontano di non, dai di pasti, sì, tanto, sì. Eh? Sì, lontano dalla visione. Sì, una cosa proprio esatta. Perché è bella questa metafora? Perché esprime proprio quello che è successo riguardo a Putin, perché hanno premuto il tasto per vedere se questo Putin era un guappo di cartone o qualcuno che si poteva rimuovere, e invece aveva degli attributi, aveva una mascolinità assimilabile a quella del nero di WhatsApp. E questo è paradigmatico di ciò che è successo all'elite di Davos, perché anche con Trump si sono trovati la stessa identica situazione. Pensavano di averlo fregato, di averlo imbrogliato, di essersi disfatti di lui, ed invece hanno scoperto che Donald Trump aveva imbrigliato tutti i fili attraverso cui l'esercito si può muovere, perché l'esercito americano è un'organizzazione elefantiaca con 5 milioni di dipendenti, con un budget spaventoso, il budget più quasi pari a quello dello Stato della Cina, l'esercito americano. Ed era anche il motivo per cui quell'elite si sentiva molto forte, e avendo messo Biden, avendo messo il suo uomo alla presidenza degli Stati Uniti d'America, pensava di vincere e quindi di poter fare questo grande reset. Ma non è accaduto questo, perché Biden si è rivelato un nero di WhatsApp all'incontrario, cioè tu premi e ti trovi praticamente neanche... La più schifosa statua greco-romana, voi sapete che loro hanno, ecco lì, poco da offrire, sì, in quel senso. Inversamente proporzionale. Ma diciamo, è come a poker, quando tu vedo, sì. C'è chi bleffa e chi no. Ecco, Sì, c'è chi bleffa. E la stessa cosa è successo a Biden. Oggi ha fatto una dichiarazione allucinante Biden, non so se l'avete sentita, in un momento topico dove le banche sono in difficoltà,
i banchieri hanno i sudori freddi, e non si capisce cosa succederà in Ucraina, attentati, morti e compagnia bello, lui fa una conferenza stampa e parla delle cose che si mangia, del cioccolato, no, proprio da vecchio rimbambito, che c'ha un frigo con tanti cioccolati, tutti a ridere, preso e se n'è andato. Cioè, ovviamente è altamente significativa della situazione. Voi avete... Te lo faccio sottolineare perché questa è accaduta davvero. Quindi lo so, ma perché è il nero di WhatsApp, Gianluca, è la stessa cosa. Cioè, per un banchiere e per chi ha supportato l'agenda 2030 Davos, sbilanciandosi, perché poi è stata una malazione questa qui, se ti riesce non fa niente, ma non sta riuscendo, perché di fatto... Noi siamo messi rispetto a un anno fa molto meglio. Noi abbiamo visto anche l'esposizione di cui parlavano Davide e Valentina riguardo ai funestati dalla, come li chiama Valentina Cacchini lì. Che cosa significa? Significa che la narrativa ha perso sostanza, stanno andando avanti qualcuno da brivio, ma non arriveranno da nessuna parte. Così come pure è illusorio pensare che le banche centrali possano eludere il problema di un mondo che non sta più transando col dollaro, di un'esigenza di avere il collaterale oro dietro, e che quindi loro non riusciranno, le banche centrali, a creare un sistema alternativo, non ce la faranno. Quindi questo ci fa capire che cos'è il nero di WhatsApp, ma soprattutto ci fa capire che Biden, per Biden, per i banchieri, sapere che sono protetti da Biden, cioè, è come mettersi a 90 gradi con il nero di WhatsApp. Vuol dire, loro dicono: Madonna mia, che abbiamo fatto? Ci siamo esposti, abbiamo sfidato questo, ci è aumentata l'inflazione, non siamo riusciti con la pandemia a tenere tutti sotto, pandemia, quindi a fare una spinta deflattiva. È un disastro. Chi ci può salvare? Xi Jinping se n'è andato per conto suo, perché ha fatto vedere il nero di WhatsApp a Hu Jintao, che era il leader di Soros, che c'era nel congresso, che lo cacciarono all'ultimo congresso. Putin ha dimostrato che la Russia non è che la Russia ha superato, la Russia sta prosperando senza il dollaro. Tutti i paesi, dal Kenya, l'Arabia Saudita, cioè, hanno distrutto tutte le logiche, tutti i punti fissi della geopolitica. L'Arabia Saudita e l'Iran d'amore e d'accordo. La Siria che va a fare nella penisola arabica a sbaciucchiarsi con gli wahabiti. Cioè, stanno succedendo cose fuori controllo per la Cabala. E allora una situazione del genere richiederebbe il leader su cui loro avevano scommesso e avevano investito tanto, che prendesse in mano la situazione. Questo va in conferenza stampa e inizia a dire delle puttanate che veramente... Cioè, mi è quasi piaciuto quando l'ha fatto, ve lo dico, gli ho voluto più bene che a Trump quando l'ho sentito oggi, perché dico: abbiamo vinto. Cioè, meglio, no? Cioè, voglio dire, tu vinci quando il tuo avversario è in braghe di tela, meglio di, cioè, trovatemi un coglione migliore di Biden, secondo me non esiste, non poteva esistere. Cioè, chi ha fatto questa strategia, ma secondo me dovrebbe prendere il Nobel, perché ha fatto una strategia bellissima. Cioè, è il massimo. Cioè, voi avete preso la presidenza, siete partiti con il grande reset, in realtà prima sono partiti con il grande reset, poi hanno consolidato la presidenza e hanno provato a fare quelle cose di cui diceva Valentina, cioè incamminarci verso l'agenda Davos 2030, e poi ve l'hanno infilata uno a uno i neri di WhatsApp, ecco, perché la Cina vi ha salutato. No, e vabbè, Putin avete preso solo legnate, l'Unione Europea cioè, è un godimento, e in più dovete affrontare in Occidente un'esposizione di verità che mi sta facendo anche per certi versi da un verso rattristare, dall'altro divertire, perché tutti questi santoni delle vaccinazioni, come Marescotti ad esempio, pace all'anima sua, di bolognese, mio concittadino bolognese, che ce l'aveva a morte con chi non si era vaccinato, perché sai, che ci ha salutato, e ce ne sono tanti di queste situazioni. Io voglio salutare una mia amica Luisa di Perugia, non dirò il cognome, che ha fatto una rubrica su Facebook, si chiama Avanti in Altro,
dove praticamente ora transendo e facendo nessuna correlazione, certo. E quindi chi mi dice che noi non è vero che abbiamo vinto, mi spieghi come dovevamo vincere? Cioè, certamente Trump non ha preso la coppa e nessuno sta cantando We are the champion, perché non succederà questo, è molto più complessa la cosa. Però noi non è che abbiamo vinto, noi abbiamo vinto e punteremo a stravincere, come vedrete nelle prossime settimane o mesi. Vedrete che noi, che Landi, non è stato preciso, perché noi non abbiamo vinto. Noi, per essere ottimista, avrei dovuto dire che noi stravinceremo e abbiamo stravinto, perché succederà questo, eh? Succederà questo e lo vedrete. Un'ora e mezza, io mi sono ripromesso di chiudere sempre il salottino, un po' quando a tavola ci si alza, che non si è fatto la scarpetta, si lascia sempre qualcosa nel piatto, perché vuol dire che si ha mangiato a sufficienza e si lascia ancora la voglia di tornare per la prossima puntata. Quindi faccio un giro rapido di saluti da Davide, Valentina e Gianmarco e poi andiamo in promo e sigla ricordando gli appuntamenti della settimana. Vai Davide. Mi aggancio a Gianmarco perché sì, è vero, non è ottimismo il suo, è obiettivamente realismo. Cioè noi adesso la partita adesso tirando due somme, no? Allora abbiamo la Francia che se ne dica sembra alla fine del suo impero coloniale, perché il suo impero coloniale non è finito con De Gaulle, e che De Gaulle semplicemente non capì, cioè capì che era più facile controllare, no, i paesi con la valuta, lezione che noi italiani abbiamo imparato per esempio con l'euro, no, e che già il Barbarossa conosceva benissimo, no, però, e la Merkel infatti studiò dal Barbarossa, ecco. E adesso però noi, nel momento in cui noi abbiamo, perché considerate che Gheddafi nel momento in cui parlò di moneta panafricana, boh, l'ha segato. Quindi noi adesso però abbiamo le colonie, le ex colonie tra virgolette, no, dell'impero francese, della Francia, che gli hanno girato le spalle, e la Francia che ha Macron, che crede di essere, ripeto, De Gaulle, Napoleone eccetera, in realtà è Pétain, no? Quindi farà quella fine. E, no, quindi Repubblica di Vichy, ecco, siamo a quel livello lì. Abbiamo la Germania, a cui è stato dato il giocattolo europeo dagli americani, che adesso, nel momento in cui tu hai il padrino, no, che gli ha fatto saltare, gli ha fatto trovare una testa di cavallo nel letto a Scholz, no, gli ha fatto saltare il Nord Stream 1 e 2 perché c'era Scholz che un po' antennava, e adesso la Germania che beccherà un tracollo, che la Germania che negli ultimi vent'anni, quindi da quando siamo entrati praticamente nell'euro, ci ha lucrato sui pigs, no? sui maiali che eravamo noi, no? Spagna, Grecia, Italia, e alla fine del suo ciclo, no? Abbiamo lo Stato di Israele, su cui meglio non dire nulla per evitare, però diciamo che nessuno, non c'è nessuna organizzazione che ha detto qualcosa nel 48 quando hanno creato uno Stato sulla Palestina, invaso, invasore, tutti quei discorsi non si è fatto, no? Ecco, adesso abbiamo però l'Iran che ha fatto, attraverso la mediazione cinese, si è pacificata con appunto l'Arabia Saudita, e questa cosa qua è un problema, no? Per gli americani e per il loro, alla fine fondamentalmente lo Stato di Israele è grande quanto la Lombardia, però è uno degli stati più armati del mondo, è sempre stato foraggiato dagli americani, e adesso loro hanno un bel problema in casa, che non è in relazione semplicemente alla questione israelo-palestinese, eh no. Adesso cominciamo a vedere addirittura a prendere piede lì la destra, no? Un estremismo, quindi sta rivelando il suo vero volto, che a dire il vero era ben chiaro a tutte le persone che volevano vedere, no? Salvo non leggere il Corriere della Sera, il discorso era abbastanza chiaro, di che natura totalitaria e razzista fosse quello Stato, no? Che è un paradosso, ma è così. E quindi c'è questa abbiamo questa situazione qui, quindi l'Italia, ecco, Italia, segno della croce, cioè noi comunque, è vero, abbiamo conosciuto il boom economico nel dopoguerra fino a un certo punto, perché comunque l'Italia era una colonia degli americani, degli americani. Ecco, noi dal 92 in poi l'agenda, no, si è fatta sempre più calda,
si è fatta sempre più calda dal 92 in poi, sempre con quegli attori che poi sono venuti fuori oggi, no? Gradualmente ce li siamo trovati da... il cerchio si è chiuso, no? Chi c'era al principio ce lo siamo trovati alla fine, tutti insieme, no? Il cerchio magico del dragone, come ha titolato Repubblica. E quindi Draghi, Amato, ecco, tutte le ce li siamo trovati tutti alla fine, sì che tutti potessero vederli. E guardiamo anche, non so, al Presidente della Repubblica, no? Visto che si parla di armi a uranio impoverito, era Ministro della Difesa, quando vennero utilizzate quelle armi... No, ce lo ricordiamo, ecco. Bravo. Quindi tutte le persone che oggi sono lì, no? Sono state messe dal vento della storia, se vogliamo essere romantici, no? Esatto, loro saranno lì a raccogliere tutto quello che loro hanno seminato. È per quello che non è ottimismo, non è neanche provvidenzialismo, perché provvidenzialismo è qualcosa che dice vai, alla fine va tutto bene, no? Ma in realtà tutto torna al proprio posto, ecco, mettiamola così. Ovviamente è la tragedia che mette tutto al proprio posto, è la provvidenza del diavolo, come disse l'anno scorso il mio ex professore di filosofia della storia, Zoc, no? Andrea Zoc, è la provvidenza del diavolo, cioè quando praticamente il sistema è così marcio che alla fine crolla, no? Non può non crollare, il caos, no? Che alla fine crolla, divora se stesso. Questa è la provvidenza del diavolo. E quindi noi italiani forse vedremo appunto il nostro oppressore, l'egemone americano, scrollarcelo dal nostro collo, no? Quindi questo è quello che mi sembra, e per la prima volta forse gli Stati Uniti, come i romani, avranno la guerra in casa, una nuova guerra di secessione, a prescindere dal fatto che Trump o meno venga arrestato, no? Però già c'è una bella spaccatura fortissima, e chiudo dando l'assist a Valentina, visto che lei, essendo studiosa di storia, lo apprezzerà magari. Noi abbiamo l'impero americano, fondamentalmente quello che ha preso, diciamo, il testimone, no? da Roma, no? A sua volta poi dopo Roma l'ha dato a parecchi popoli, no? Però alla fine Roma chi si è trovato? Romolo Augusto, no? L'Augustolo, no? Cioè uno che era l'ombra di Cesare e di Augusto. Ecco, noi infatti oggi abbiamo Biden, che è un malato di Alzheimer, che oggi l'America è rappresentata da Biden, che appunto è il Romolo Augusto di questi tempi, cioè poverino, Romolo Augusto era un ragazzetto, mica era colpa sua, era ragazzino, non era... Mentre c'è questo qua è un vecchio rincoglionito. Ecco, prendete la... L'ho detta? Non potevo? No. È un vecchio rincoglionito con l'altro. Ai vecchi rincoglioniti. Però è grande, sì, ma esatto, ma non è che... Ma è constatativo, non è offensivo, perché no. Basta guardare... Dobbiamo passare all'idea del politicamente corretto, che cioè, bisogna constatare le cose e chiamare col giusto nome. Una puttanata è una puttanata, un coglione è un coglione. Vecchio nazista rincoglionito, sì. Perché anche lui è a quella posizione là nei Balcani, vi ricordiamo? E qual era che c'ha mamma che pure no, ma basta questo poveretto. No, Valentina, però... e la mamma e la sorella in colonna. Abbiamo infierito cerca di essere più educata di noi, Valentina. Che... Sì, Valentina, chiudiamo che io e Gianmarco... la femminilità e la dolcezza. Riequilibra la situazione, Valentina. Riequilibra la situazione e soprattutto riequilibra il mio brevemente, perché con Gianmarco e Davide brevemente non farò. Sarò molto molto stringata. Una notizia, quindi chiudiamo con una notizia che ci ricorda che dobbiamo sempre stare allerta. Mi è arrivata oggi, me l'hanno detta, io non ho la TV, ma me la sono appena andata a cercare. Carta bianca, no, zona bianca o carta bianca, non so come si chiama quel programma su Rete 4 che fanno la domenica. Zona bianca. Due cose diverse, cortesemente. Gente che vuole aiutare, ognuno dice le cose random. Comunque bianca, qualcosa bianca. Bianca, no, zona bianca, me lo sono ricordato, zona bianca. In cui c'era un sassolone dalla scarpa, un individuo che forse nella prossima reincarnazione diventerà uno scarafaggio, ma forse è troppo onorevole essere uno scarafaggio, forse una mosca che è sempre dove devono stare le mosche, che è Pasquale, posso dire il nome? Puntato? Lo dico tutto il nome. Pasquale. Va bene. Pasquale... Abbiamo capito chi è, no? No. Pasquale no. Bacco.
Ah, Bacco, ah, okay, sì. Okay, sì. Adesso il traditore. Il traditore, bravissimo. Il traditore che, ti ripeto, in un'altra vita, forse neanche in uno scarafaggio, cioè lo scarafaggio è troppo degno, no? Quindi per una reincarnazione di questo non si sa quello che potrebbe diventare in un'altra vita questo individuo. E che ha messo in discussione, tra l'altro io l'ho intervistato proprio questo mese per Ozzo Orizzonte Zero, il docufilm di Paolo Cassina Invisibili, dicendo che quelle persone danneggiate lo sappiamo di cosa parla il docufilm, sì. Erano, insomma, ha messo in discussione tutta la questione del docufilm, cioè quindi questo individuo. Quindi questa era l'ultima notizia che mi premeva. Sì, ma non c'è limite al peggio. No, beh, posso ridire che se si rincarna neanche uno scarafaggio? Chiedendo scusa agli scarafaggi, caro Dino. Chiedendo scusa agli scarafaggi, ecco. Detto ciò, un abbraccio a tutti. Io la chiudo a 1:39:54, promo sigla, domani su Facciamo Finta Che, giovedì con Base Terra, venerdì su Facciamo Finta Che, sabato 17 qui per l'editoriale. È stato un onore viaggiare insieme a Gianmarco, Davide e Valentina, grazie anche Mesbet, fedelissimi veterani abbonati, ondata di home in chat. Chiudiamo con la sigla ringraziando nuovamente Dissidio, perché anche questa è una bella chicca. Vi si vuole bene. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci. Veterani, fedelissimi abbonati, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto come al solito.